Ciao e bentornati a Cucina con Gusto insieme a Papilla Monella e G3 Ferrari. Oggi prepareremo questa deliziosa torta a vitelle albicocche. Farina 1, zucchero integrale di canna, lievito per dolci, un pochino di succo di limone, anacardi, cannella in polvere, albumi, ancora un po' di zucchero per la superficie e delle belle albicocche fresche. Per iniziare riduciamo i nostri anacardi a farina fine. Come? Con il nostro caro amico Samurai. Con la potenza di Samurai e la lama trita su minuzza ci vorranno pochi secondi. Aggiungo qualche cucchiaio di farina e frullo ancora un attimino. Pochi secondi a velocità 2. Trasferisco il mio trito in una ciotola. Aggiungo la farina restante, la cannella in polvere, il lievito per dolci. Adesso mescolo tutti gli ingredienti con una frusta a mano. Preparo le albicocche. Tengo un'albicocca intera, la userò per guarnire il centro della torta. E adesso tocca ai nostri albumi, dobbiamo sbatterli a neve ben ferma. Per farlo o usiamo una frusta a mano mettendoci un sacco di tempo e di fatica, oppure ci affidiamo allo spartitore anima dolce. Un goccio di limone e via che si va. Ora che le uova sono semi montate, aggiungo piano piano lo zucchero, sempre sbattendo con il mio anima dolce. Anima dolce è piccolo ma davvero potente, guardate che risultato perfetto. E adesso non ci resta che incorporare le farine agli albumi, mescolando piano con una spatola così da non smontarli. Scelgo una teglia, la ungo bene e poi vado a trasferire il primo composto. Per livellare bene il composto, due tap tap sul piano di lavoro e ci siamo. E adesso le nostre belle albicocche. E terminiamo con la nostra mezza albicocca lasciata intera. Polvero la superficie con il mio zucchero di canna. Creerà una crosticina dorata e croccante. È arrivato il momento di Friggisano 2.0. Adagio la torta sulla teglia microforata in dotazione e in forno. A 160 gradi per 20 minuti. Sono passati 20 minuti e adesso mancano gli ultimi 10 minuti di cottura. Li faremo fare aggiungendo questa teglia in rotazione, di modo da non scurire troppo le albicocche che sono molto delicate e da cuocere il dolce perfettamente. Quindi 10 minuti, 180 gradi. Eccoci qua, la nostra torta è pronta. Il Friggisano 2.0 ha lavorato a meraviglia come al solito. Lasciamola raffreddare un attimino. E adesso impiattiamo. Guardate che bella anche la cottura della base. Un po' di zucchero a velo per terminare la torta. Faccio merenda sana e golosa come piace a me e noi ci vediamo al prossimo appuntamento di Cucina con Gusto.